Una notizia seria, questa è veramente importante, veramente seria. A proposito del fare il vaccino sotto le telecamere, e forse qui capiamo perché veramente il caro Burla della Pfizer non ha voluto farselo in diretta e non se l'è fatto affatto. Una nurse, infermiera americana in Alaska si è fatta il vaccino sotto le telecamere per far vedere che lei si vaccinava. Dopo 15 minuti è andata in conferenza stampa. Guardate quello che le è successo, vediamo il video 1, mentre era in conferenza stampa 15 minuti dopo che aveva fatto il vaccino. Chapman. Today, CHI Memorial called reporters to their hospital as they vaccinated their first group of frontline workers. This nurse was in that group. About 17 minutes after receiving the shot, she took questions from reporters, and then this happened. I did, yes. So, all of my staff, we are excited to get the vaccine. We are in the COVID unit, so therefore, my team will be getting first chances to get the vaccine. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. La notizia ovviamente è uscita sulla ABC americana. È stata ripresa, è stata rilanciata dal New York Times e in Italia è stata ripresa anche, perché non è finita con lo svenimento, questo è quello che vi voglio dire. È stata ripresa anche da Repubblica. Vediamo la slide numero 4. USA segnalata, questo è il titolo, grave reazione allergica al vaccino Pfizer. E invece, vediamo adesso la slide numero 5, leggiamo dall'articolo, questo va letto tutto perché dovete capire i passaggi, per cui lo leggiamo integralmente praticamente. Il soggetto, cioè l'infermiera, non aveva alcun precedente di allergie, ma ha sviluppato comunque una reazione allergica grave 10 minuti dopo la somministrazione del farmaco. La donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer e BioNTech di fronte alle telecamere lo scorso 11 dicembre, nell'ambito della campagna governativa tesa a promuovere la fiducia nei vaccini fra i cittadini statunitensi. La donna ha sviluppato rash cutanei, tachicardia e una crisi respiratoria e le è stata somministrata epinefrina per placare i sintomi, che però si sono ripresentati e hanno costretto i medici curanti a fare anche uso di steroidi. Un ulteriore aggravamento ha costretto ad un ricovero in terapia intensiva. Fonti mediche riferiscono che la donna si sente bene e resta entusiasta del vaccino. Io questa veramente vorrei chiederlo a lei, quanto ne è entusiasta in questo momento. Il caso aumenta però la preoccupazione in merito all'intensità delle reazioni avverse al vaccino, dal momento che, secondo gli esperti, l'infermiera ha rischiato di perdere la vita. Quindi, ragazzi, ragioniamo un attimo. Non aveva precedenti allergie. È finita in terapia intensiva. E ha rischiato di morire. Questo è quello che è successo, e questa è la notizia ufficiale uscita sul New York Times e sulla ABC americana. I'm sorry.